però allora a maggior ragione era una mostra di marketing. Cioè, c'è questa facilità a volte anche, noi poi la studiamo, cerchiamo di replicarle, cerchiamo di capire che cosa hanno fatto gli altri, però va anche detto che ecco, la parte artistica a volte intuisce l'idea di marketing e la, se la fa bene, non solo porta spettatori, porta lavoro, porta tutto. Sì. Questo è una cosa che Momix sviluppa molto bene. Ma guarda, io considero che la... che l'artista, il creatore, deve andare avanti al pubblico, prima. Loro devono inventare, devono creare nuove cose per provocare l'interesse sulle nuove cose. Se loro, ci sono artisti o registi che si accontentano di fare quello che è la moda, o quello che è il momento, o quello che hanno fatto precedentemente, però gli artisti interessanti sono quelli che vanno in anticipo. Per quello è stato un grande successo, Momix all'inizio, perché è una cosa nuova, completamente nuova, con Pilobulus. La danza è cambiata da partire da loro. La danza che o era moderna o era classica o era queste stupidaggini, però quando Pilopoulos è entrato nel mondo della danza, che ha liberato i ballerini non solo di essere artisti, di essere, avere una tecnica di danza contemporanea, ma anche utilizzare il corpo di un'altra forma, di utilizzarlo come un acrobata, come ginnasta, come tutto, ha aperto delle porte gigantesche, adesso tutti utilizzano quello, non è, è stata un'evoluzione enorme. Come sarebbe stata nella sua epoca Graham o Isadora Duncan di ballare con i piedi nudi, non ballare con i canoni della danza classica. Tutti hanno fatto un contributo, Merce Cunningham. Ti piace o non ti piace, sono invecchiati, però hanno aperto le porte a tutta l'evoluzione. Adesso un po' calma l'evoluzione della danza. Non ci sono, a parte i grandi creatori, Kilian, Matzek, non so adesso Pina Bausch, che partita. Adesso i grandi coreografi come sono stati negli anni 60-70 è molto calmo. Molto caro, non stanno provocando questa evoluzione che c'è stata. Forse solo Sacha Valls in questo momento. Com'è? Sacha Valls forse. Sacha Valls sì, però Sacha Valls è molto, ancora, a me piace molto Sacha Valls, ma è tutto più, come si dice, sperimentale. A me il teatro, la danza, il cinema, a me piace che coinvolgano la gente. Io sono un spettatore normale. Non sono sofisticato, mi piacciono le cose raffinate, non so, quando io vedo i spettacoli di Jerry Killian mi emoziona quella qualità straordinaria, quella finezza nella musicalità, nel stile, però bisogna anche andare a incantare il pubblico, a chiamarlo. Momix è questo, Momix ha trovato una via, una strada che ogni giorno viene più pubblico, ma viene più pubblico in assoluto, perché all'inizio Pendleton ha fatto uno spettacolo che l'abbiamo girato 11 anni, il primo Momix è durato 11 anni, con piccole variazioni, si ritornava sempre con lo stesso, alla fine ha detto bisogna fare qualcosa di nuovo, e lui non lo voleva, no, sta benissimo, mi dice ma tu non mi hai portato in India, non mi hai portato in Cina, non mi hai portato in Bolivia, questi paesi dobbiamo andare adesso, lui voleva continuare altri 20 anni facendo lo stesso spettacolo in altri paesi, però l'abbiamo costretto a fare Passion, gli è stato un clamoroso successo, perché la musica con Peter Gabriel sono visti, parlate, sono diventati amici, e lui lo ha lasciato fare questo perché non era previsto che questa musica fosse per la danza, e beh, è stato quello che non sappiamo. Posso aggiungere una cosa? Sì. Sullo stimolo di Andrea sul marketing e i marketer intuitivi, diciamo, perché in effetti il marketing è ascolto del pubblico. Oggi i marketers parlano e scrivono e dicono l'orientamento al consumatore, ma effettivamente questo, il vero marketing è quando chi produce qualsiasi cosa, anche non industriale, produce coinvolgimento di sentimenti, di emozioni, di esperienza, lo fa in maniera efficace e performante se sa ascoltare il pubblico o i pubblici, meglio, sì, o i pubblici. Sì, sì. E allora gli artisti in quanto tali non sarebbero artisti se non fossero, come dire, prima degli altri, in genere è questa la caratteristica dell'artista, non che segue la moda, se no non è artista, e allora è replicatore industriale di qualcosa, ma è quello che intuisce prima degli altri anche ciò che è condivisibile dagli altri. Però per primo, e sta lì quello che diceva all'inizio, dei 5 minuti o dei 10 forse alla fine,
no? L'innovazione profonda di prodotto. Gli artisti veri sanno intuire quello che poi può diventare anche un po' di massa. E allora oggi la connotazione di massa, la definizione è molto abusata, ha una accezione negativa. Ma io sono assolutamente d'accordo con Julio che qualcosa è di successo in senso positivo, perché non è percepito solo sperimentalmente da chi eroga quell'arte, ma è soprattutto percepito in condivisione da chi poi quell'arte ne gode oppure la fruisce, troviamo insomma vari sinonimi, e compartecipa l'arte stessa. Quindi il vero artista è sempre un po' marketer in quanto artista. Guarda, io racconto sempre a tutti gli artisti, le nuove compagnie, i nuovi creatori che io lavoro permanentemente, che vanno arrivando, dicendo: io ho ormai una tecnica di lavoro, di marketing, di pubblicità, i luoghi dove dobbiamo portare, conoscere il pubblico dove lo portiamo per sapere se questo tipo di spettacolo può essere interessante. Io ho tentato di portare per esempio musica etnica in Italia, e no, nessuno gli interessava niente. Quando io penso che a Parigi sono giornalieramente tutti, tanti artisti che vengono dal mondo intero, che cantano canzoni africane o latinoamericane. La festa della musica a giugno, sì, all'aperto in tutte le vie di Parigi, straordinario, pieno di persone, e l'Italia ancora in questo invece non... E allora dedico a tutti gli artisti, le dico: guarda, io faccio il meglio di me, della mia esperienza, della mia professionalità, però solo il pubblico deciderà se tu andrai avanti o no. Puoi essere un grande artista, ma non arrivi, o sei arrivato nel momento tardo o troppo presto. Però bisogna non lavorare in funzione del pubblico, lavorare e fare quello che uno sente, perché sei tutto il tempo. Però se il pubblico reagisce bene, Momi si è incominciato piano, non è incominciato come adesso che si vanno tante tournée, è incominciato piano, con poca gente, con poco pubblico, il pubblico entusiasta sempre. Dopo è cominciato a venire di più, dopo degli anni 85-86, un fenomeno mondiale, non è solo in Italia, in tutto, dove vanno. Adesso incominciamo l'anno prossimo per la prima volta in Cina, speriamo abbia un mercatino piccolo. Con il primo Moments, quello che andiamo con una specie di The Best of Moments, per farvi vedere un ventaglio di quello che è Moments, dopo andremo con gli spettacoli. Però immagino avevo un bel mercato davanti, speriamo come mostra, così non fa nuove coreografie. No, il pubblico vive Cina, nel fondo. E c'è, a me, come artista in certa forma, a me non mi interessa delle volte se non abbiamo avuto successo del pubblico. Fa male perdere soldi, fa male perché è duro, perché si perdono molto facilmente. Il mondo teatrale è un mondo che guadagnare va bene, bisogna reddivitare, ma quando non vengono, quando il pubblico non viene, è di buchi tremendi economici, perché le compagnie costa tutto, lo sa bene, la promozione. Però tante volte ho fatto spettacoli che non sono stati con un grande successo popolare, però il piacere di averlo fatto è stato gigante. Questo è importante per me, perché se no vendiamo yogurt. È più facile vendere yogurt, bisogna la concorrenza, però questa gente che noi vendiamo, diciamo che arriva, sono gente che pensa, che sono artisti, che non sono normali. Sono gente che pensa e che pretende molto e che sono molto egocentrici. Allora bisogna gestirle. È un altro modo.